Mister, buonasera. Buonasera a tutti. Antonio Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia, tifo Grifo Web, Radio TV Perugia. Allora, la vittoria del cuore. Con il cuore, la vittoria di tutto il gruppo, una vittoria importantissima alla fine della classifica, una vittoria anche per la tifoseria, per tutto il pubblico che ha incitato dal primo all'ultimo minuto. Sì, vero, giusto, tutto giusto quello che lei dice. Una vittoria soprattutto che ci voleva, dopo un periodo abbastanza lungo, non proprio bellissimo, in cui però noi abbiamo tenuto duro, non ci siamo fatti condizionare, parlo per me poi, intanto. Non mi sono fatto certo spaventare dalle critiche, dalle difficoltà. Io so che prima o poi questo momento sarebbe arrivato, il momento della migliore condizione della mia squadra, perché per me, che gioco con questo calcio verticale, avere condizioni atletiche è fondamentale. E quindi oggi abbiamo dimostrato di giocare con grande intensità. Un plauso ai ragazzi, perché ci hanno messo cuore, ci hanno messo la prestazione a livello fisico, ma ci hanno messo anche idee, perché dire che abbiamo vinto solo col cuore è un po' riduttivo. Abbiamo fatto una gran partita oggi, perché già era una squadra forte. Quindi sono contento, perché abbiamo toccato, in una giornata in cui si è toccato l'apice del nostro rendimento, no? Dall'inizio del campionato, è venuta questa grande vittoria con una grande squadra che ci permette di fare intanto un bel pieno di autostima, guardare il futuro con una maggiore fiducia e soprattutto guadagnare il punto in classifica, perché non è poco, anzi. Prego. Carlo Giulietti. Complimenti per la gara, una vittoria voluta, sofferta e meritata. È una squadra che ha dimostrato veramente di avere carattere, ha dimostrato anche qualità contro un Genova, il signor Genova. Abbiamo rischiato poco, abbiamo concesso poco, abbiamo colpito quando dovevamo colpire. Quindi, insomma, un Perugia veramente buono. Sì, vero. La sintesi è questa. Esatto. Tu che ne vittoria pensi? Meritata? La prestazione è ottima sotto tutti i punti di vista, caratteriali, di ritmo, di intensità, perché noi li abbiamo mangiati sotto l'aspetto dell'aggressione. Siamo sempre ripartiti in profondità, che è il mio modo di fare calcio, e quindi poi la vittoria è stata tutta. Quindi ecco, poi onore ai ragazzi per quello che è andato in campo, si sono spesi senza risparmio, quindi tutto oggi è andato bene, e questo, come ho detto prima, finalmente cominciava a vedere un po' l'orizzonte meno nuvoloso, più chiaro. Mister, Francesca Mencacci, La Nazione. Per quanto riguarda le scelte, quella di Olivieri, che magari queste settimane non aveva giocato molto, ti ha premiato con un gol da ricordare. Sì, ma io guardo sempre gli allenamenti, non faccio mai... Non è che uno gioca per, come posso dire, per diritto acquisito. Per me contano molto gli allenamenti, perché l'ho detto prima, noi dobbiamo andare sempre forte. Una squadra che gioca a manetta come la nostra, se non hai condizione fisica ottimale, poi non riesce a avere questo tipo di prestazioni. Lui era da un po' che lo teneva un po' a bagnomaria, come si dice, no? Per poterlo poi far ripartire al momento opportuno. E oggi per me è la partita giusta per lui, e l'ha fatta alla grande, ha fatto un gran gol, quindi ecco. È stato un momento propizio, dovevamo aspettarlo per ributtarlo dentro, l'abbiamo fatto oggi e lui ci ha ripagato. Sì. Mister, buonasera, Carlo Forcini, Corriere dell'Umbria. Sì. Un altro segnale di quanto fosse soddisfatto la prestazione si può leggere anche per quando ha scelto di fare i cambi, visto che li ha un po' tardati rispetto al solito, non voleva toccare troppo bene, la squadra. La squadra andava bene e tutti tenevano botta a livello fisico, quindi non è che uno deve cambiare per cambiare. Nel momento in cui ho visto qualcuno che cominciava a calare, l'ho sostituito, però non c'era motivo di cambiare prima. Fare dei cambi, insomma, ecco, secondo me, dopo, certo, quando uno comincia a prendere ammonizione perché arriva a dargli sulla palla, un altro comincia a mancare la ripartenza, si vede quando c'è fatica, e lì era giusto mettere gente fresca. Buonasera mister, buonasera. Giovanni Cardarello, Social Media Soccer. E un commento su Santoro. A me, tanto a Modena quanto oggi, mi è sembrato fondamentale nel cambio di passo della squadra. Un commento. Glielo do volentieri. È un ragazzo ragazzo molto intelligente, ragazzo che si applica molto, molto umile. È un giocatore di affidamento, è uno fedele in campo, uno che sta sempre concentrato, non tradisce mai. Classico giocatore che tutti gli allenatori comunque prima di farne a meno ci pensano su due volte, non so se mi spiego, perché comunque lui garantisce un rendimento sempre lineare, non tradisce mai, e quindi un giocatore sicuramente utile, un giocatore
buono per questa squadra, ma soprattutto ecco, per anche un giudizio mio personale, me lo chiede, glielo do. Prego. Sì, mister, buonasera, Corrado Lusito del Messaggero. Sì. Al di là della partita di oggi, quanto sono importanti le due gare che arrivano contro Cosenza e Spal? Sono tutte importanti, in Serie B le partite facili non ce ne sono. La Serie B però alla fine è affascinante per questo, perché si può vincere con tutte e perdere con tutte. Non c'è una, c'è una Serie A diversa, la Serie A sono 6-7 squadre contro le quali tu non ci puoi fare niente. Quelle altre sono squadre, tutti giochi la salvezza, per dire, no, con un numero di squadre ridotto. C'è molto dislivello fra quelle sette sorelle, come le chiamano, e le altre. Invece la Serie B è un discorso diverso, perché c'è più equilibrio, pur nella constatazione che quest'anno non è così, perché ci sono squadre forti quest'anno, quindi è un cammino difficile questo.